One Podcast. Zelensky a Sanremo e il commissario Fuortes. Circo Massimo, lo spettacolo della politica, di Massimo Giannini. La tragedia della guerra ucraina degenera nella farsa sul Festival di Sanremo. Con zero gravitas e poco senso della storia, giochiamo i destini della civiltà occidentale sul palco dell'Ariston. In ossequio alle regole del gran mischione, il video saluto di Vladimir Zelensky finirà impacchettato tra uno strillo dei Maneskin e un borborigmo di Achille Lauro. Il suo grido di dolore risuonerà fortissimo tra un selfie di Chiara Ferragni e uno smile di Chiara Francini. Due minuti, non di più, giusto il tempo di ricordare che, mentre noi aspettiamo trepidanti il verdetto sui big ammessi allo spareggio finale, a Kharkiv e a Bakhmut donne e bambini continuano a morire sotto i bombardamenti dello zar. Poi via, come sempre, show must go on, perché Sanremo è Sanremo, come recita il claim del contenitore più nazional popolare della patria, e in quel teatro tra i fiori abbiamo sempre ingoiato e digerito di tutto, dall'Armata Rossa a Mikhail Gorbaciov, dai metalmeccanici disoccupati agli orchestrali sindacalizzati, da Favino che recita le poesie dei migranti a Saviano che ricorda il martirio di Falcone. Volete negare dunque le luci della ribalta al presidente ucraino, che oltretutto, da consumato attore qual è, sa sfruttarle sempre al meglio, come ha già dimostrato alla mostra del cinema di Cannes o ai Grammy di Las Vegas? A questo si riduce il nostro discorso pubblico. Zelensky a Sanremo, sì o no? Col solito frastuono di cori da curva. Stavolta blillano per ottosità militaresca gli ultras del sì, pronti a cavalcare persino il delirio di qualche imbecille malato di sindrome maniacale, che dice: se parla Zelensky allora serve il contraddittorio. Un'idiozia che andrebbe tacciata da un pietoso silenzio, e invece la coalizione dei volenterosi denoantri la prende sul serio e la usa non solo per sostenere le ragioni della comparsata del presidente ucraino, ma anche per riaprire la caccia ai contrari, sperando che siano tutti rossobruni e tutti arruolati nel partito pro-Putin. Da notare il verbo, non a caso proprio delle caserme. Ma stavolta gli va male, perché a esprimere dubbi sull'opportunità dell'operazione non sono solo gli appositi Conte e Salvini, ma anche i Bonaccini, i Cuperlo, i Calenda. Un partito composito e troppo trasversale per essere bollato di intelligenza col Cremlino. Fate uno sforzo, brothers in arms, e magari ci arrivate anche voi. Forse non aiuta la causa di quel popolo aggredito e martoriato mischiare la guerra e i cugini di campagna. Forse così si svilisce anche quell'immensa catastrofe dentro il frullatore della grande banalizzazione contemporanea, dove un missile su un condominio finisce per valere quanto una bomba di Fedez. E non serve aver cenato all'hotel Metropol con Savoini e il vice primo ministro dell'energia Kozak per sostenere con un minimo di ragionevolezza che l'alto di un sanguinoso conflitto bellico stona con il basso di un giocoso concorso canoro. Volete davvero svegliare le coscienze del torpido popolo sanremese su quello che sta succedendo sull'uscio della nostra civilissima Europa? È cosa buona e giusta, ma allora non dategli due facili minuti preregistrati di speech zelenskiano. Piuttosto sbattetegli in faccia le immagini strazianti dei corpi violati dai russi a Bucha e a Irpin, le foto dei bambini ammazzati per strada, il pianto delle donne stuprate e torturate negli scantinati. Allora sì, magari qualche sussulto morale vibrerà anche nell'italiano medio stanco di guerra, che, come ci avverte Alessandra Ghisleri con i suoi sondaggi, sente lontanissimo quel conflitto e non vuole mandare altre armi per alimentarlo. Ma ormai la macchina di Sanremo è partita e quindi Zelensky lo vedremo durante il festival. Tuttavia, la notizia viene gestita nel peggiore dei modi dal consiglio d'amministrazione della RAI, che nel dare via libera ad uno stentato budget presentato dall'amministratore delegato chiede tuttavia allo stesso Carlo Fuortes di vigilare su questa intervista a Zelensky per verificare se, prima che vada in onda, ci siano criticità. Qualunque cosa significhi, e nessuno sa che cosa, quali potrebbero essere criticità nelle parole di Zelensky? E se ci fossero, cosa succederebbe? L'intervista non andrebbe in onda? Oppure qualche imbecille del consiglio d'amministrazione potrebbe reclamare la par condicio e dunque magari chiedere a Bruno Vespa di intervistare Putin? Così si introdurrebbe il giusto equilibrio. Che c'è di più bello? Il gran visir di tutte le televisioni che intervista lo zar di tutte le Russie.
altro che Albano, altro che Gianni Morandi. Questo sì che è uno spettacolo. Lo spettacolo, cioè, della nostra ipocrisia, alla quale sovrintende il commissario Fuortes, come succedeva negli anni 70, quando c'era la censura. Circo Massimo, lo spettacolo della politica, è un podcast di Massimo Giannini. Una produzione, One Podcast.